Buonasera a tutti ragazzi, sono Sergio, benvenuti sul mio canale. Sono ancora in collera dalla partita di Russia, di Spagna-Russia, per essere andati supplementari, avere la risolta sempre lì. Tanto andremo a giocare un'altra partita che si andrà supplementari, perché tanto ormai lo so che è così. Mizi Novgorod, domani alle 21, il sondaggio l'ha vinto la Croazia, terza volta che la Croazia viene in un pronostico, seconda volta giochiamo insieme, una volta contro, l'abbiamo battuta con la Nigeria, abbiamo battuto l'Argentina con la Croazia, quindi se non si parte da Danimarca, ragazzi, veramente, non so cosa potrebbe succedere a FIFA. Mi sta salendo veramente il nazismo. Seconda volta che c'è la Danimarca, l'abbiamo battuta 3-0 con la Francia qualche giorno fa, quindi credo che si potrebbe anche provare a vincere, ok? Allora, c'è ancora follera, portate pazienza. Ma fare la formazione, allora. Subasic, Versalic, ex Sassuolo, Stimic, Milan, arrivato al Milan, ex Sampdoria, Lovren, Ciorluca, Modric. No, non voglio Badaric, voglio Rakitic con... Voglio Rakitic, dov'è Rakitic? Si è buggato? Oh, Rakitic, Perisic, Kramaric, c'è da Mandzukic dietro, Mandzukic e Perisic fa una spalla a Kramaric. Guardiamo Badeli a posto di Pravaric, che non ci sta proprio di nulla. Kalinic è stato escluso, però al posto di questo qua, siete a calvo, non so chi sia. Anzi, io Kalinic lo metterei titolare al posto di Kramaric, anche se Kalinic c'è più tanto, ragazzi. Se Spagna e Russia vanno a supplementari, è probabile quanto che Kalinic torni in nazionale, anche se è stato già mandato via a casa, ok? C'è ancora la Corea da quella parte lì, ragazzi, veramente non esiste. Incontri tra nazionali riservano sempre grandi emozioni, c'è la storia del calcio in questo tipo di sfide, c'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nava siamo pronti a raccontarle. Un saluto a tutti, molto emozionante essere qui oggi. Gara valevole per il mondiale che vede di fronte Croazia e Danimarca. Stadi tirati a lucido per questa edizione dei mondiali in Russia, il paese era già stato protagonista in occasione delle Olimpiadi del 1980 di Mosca, quel del famoso boicottaggio americano. Sembra veramente passato un secolo da allora. Altri tempi, Pier, per fortuna oggi siamo qui a commentare una festa dello sport. Vediamoci l'Inter, ragazzi, per le partite. Fraternizzano prima, durante e dopo la partita. Ragazzi, se andare a supplementare anche questo, se proprio non perderla, perché veramente, ragazzi, ormai non so più cosa... Che armi scegliere per portare a vincere la partita al 90esimo. Perché tanto, ragazzi, in un modo o nell'altro il gol lo prendi. Non puoi stare concentrato quanto vuoi, puoi usare qualsiasi cosa vuoi, ma il gol lo prendi. Non è possibile, non è possibile che tutte le partite finiscano con almeno 4-5 gol. Cioè, Francia, Argentina 3-2, Portogallo, Uruguay 3-3, l'altra 3-2. Ma ragazzi, ma un po' di essere realistici, non vi dico il... che dovete prendere i giocatori e metterli lì. Però capisco che FIFA la partita deve essere una sudata, devi giocare fino in fondo, devi... non puoi sempre vincere. Però, cioè, infatti una partita l'abbiamo anche persa della fase a gironi, se per questo. No, ormai li conoscete già, Subasic, Versalico, Ciurluca, Lovren, Strinic, Rakitic, Modric e Kovacic, anzi Modric, Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Perisic e Kalinic al posto di Kramaric. Loro, che sono più forti a questo punto, Schmeichel, non importa, che bug veramente incredibile, Dasgaard, Chiari, Christensen, Stiger, Larsen, dell'Udinese, Sean, Eriksen, Delaney, Eriksen è il bug totale, con Poulsen, Jorgensen e Sisto. Gli Eriksen, ragazzi, loro potrebbero giocare con Schmeichel e Eriksen e vincerebbero uguale. Capito? Vediamo di perdere barra mandare supplementare anche questa. Buona partita a voi. Sì, sto dentro per Jorgensen, subito ecco il gol della Danimarca.
Ci ha voluto bene. Kalinic alto per Strinic e sbatte addosso a Chiae. Guardate là, come Lovren ha lasciato passare Jorgensen. Guardate come l'ha lasciato passare. Ditemi voi. Tanto se premi qualcosa è fallo. A questo punto lasci passare. Poulsen su Subasic. La profonda per Perisic, la finta. Perisic, 24esimo. Ed ecco il gol della sconfitta. Ecco il gol della sconfitta. Il gol che vale supplementari. Perché ormai è così. Ecco il gol che vale supplementari. Perché adesso il primo tempo fino a 1-1, se non 2-1 per la Danimarca. Per come, ragazzi, è tutto così. Per questa partita, ragazzi, l'ho provata ieri, perché io le provo le partite prima di registrarle, no? Perché sembra improvvisato, ma in realtà le provo per vedere un po' come gestirmene. Ieri questo gol, neanche il tempo di battere, di fare gol, che l'hanno battuto e l'hanno fatto in 1-1, vi dico, e poi 2-1 subito dopo. Quindi, ragazzi, tutto si può fare. Eriksen assiste col gol della Danimarca. Col gol della Danimarca. Eriksen è andata bene, che ha ribattuta. Intervento efficace del difensore. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Kovacic. Dietro per Kovacic. Gran tiro. Tiro di Brozovic. No, di Kali. 12 chi è? Boh, non so. Forse di nuovo. Calcio da. Colpo di testa e. Buono. Bellissimo colpo di testa, ragazzi. Lo posso fare anch'io con un dito. Come avrebbe voluto. 1-0. Gol di Perisic. 1-0 per ora. Tiri 2 pari in porta. 4-3 per noi. E la partita equilibrata, perché ormai. Si riprende a giocare con la Danimarca che manda. Vabbè. Andiamo avanti. Attenzione a questa palla sbagliata, Eriksen, Jorgensen. Mi pareva strano, che stessero difendendo bene. Kovacic, Mandzukic. Modric e Schmeichel, ovviamente adesso non entra più nulla. Di testa! Quasi! Dobbiamo entrare Kramaric per Kalinic. E Brozovic per Kovacic. Ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano. Mandzukic. Ci sono metri a disposizione. Qua entro per Perisic. Che questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona l'azione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione solo leggermente imprecisa. Entro per Kramaric, testa, gol. Meno male, ragazzi, non se ne poteva più. 2-0 al 78esimo. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Sono riusciti a battere il portiere. Finalmente, E qui c'è. Forse per la prima volta non si va a supplementare. Forse. Mai. C'è sempre da mettere in condizione davanti le cose. Forse. Dopo la prima respinta del portiere. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Kramaric, Mandzukic, Brozovic. Largo per Perisic. 3-0 Perisic. Ma non sono neanche più contento, guardate. Vedete una presa di giro, perché mi verrebbe da usare termini veramente più coloriti. Però
non sono il tipo che lo fa così a gratis, ma Russia-Spagna, Spagna-Russia, vanno supplementari, questo finisce 3-0. Possono fare il 3-1, possono fare quel che gli pare adesso. A me, ragazzi, sinceramente uno scherno che mi fanno incredibile. Occhio al centro. Kramaric, Brozovic da fuori. Cioè, se sì, mi sa. Qui la di 3-0 non si fa. Figuriamoci. Testa. Prova a salire la Croazia. Ivan Rakitic. Buona l'intuizione qui. Ma profonda, guardate qualche roba, gol 3-1. Da lì doveva segnare. Tutto il tempo. Bene, ci godo. Dopo tutto quello che avete rubato in questi ottavi di finale, è tutto quello che vi meritate, veramente. L'arbitro fischia dunque la fine del match. È fine del match, ma fallo, meno male. C'è stata una sola squadra in campo. 3-0, ragazzi, ci vediamo domani con notte fonda. Il risultato che Brasile-Messico e l'altro tavolo di finale che deve essere ancora delineato oggi. Ragazzi, non so che dirvi, veramente, partita solita. Mi fa arrabbiare perché veramente, a volte giochi contro delle squadrette, vai supplementari e a volte fai come se volete fallisce. Veramente, non capisco. Fossero tutte, che ne so, magari 2-1, 3-1. Però tutti... come dire, costanti, invece no. Ragazzi, c'è neanche, iscrivetevi, che per il lavoro che sto facendo non sono neanche felice, come vi ripeto tutti i video, per quello che vi ho spiegato in Croazia, in Francia e Argentina, ragazzi, e ci si vede domani. A tutti grazie della visione e a domani.